Policlinico San Marco di Zingonia è un centro di eccellenza non solo per la chirurgia bariatrica ma anche per la patologia oncologica. E per quanto riguarda nello specifico la chirurgia bariatrica, da anni è un centro di eccellenza SICOB, essendo da anni tra i primi centri in Italia, con oltre 1000 interventi eseguiti ogni anno. Qua vengono eseguiti tutti gli interventi di chirurgia bariatrica, soprattutto la SLIV, la SLIV gastrectomy, che anche secondo i dati del registro SICOB, che è la Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità, nel 2018 ha superato i 20.000 interventi. Altri interventi che vengono eseguiti presso il Policlinico sono il bypass, il mini bypass, l'applicatura gastrica, il bendaggio gastrico e il posizionamento del palloncino intragastrico. Tutti gli interventi vengono eseguiti per via laparoscopica. Zingonia, il Policlinico San Marco di Zingonia può essere ritenuto un centro di eccellenza clinica, di eccellenza chirurgica, di eccellenza tecnologica, dove il paziente obeso può trovare tutte le risposte al suo percorso di cura. Nell'attività ovviamente di chirurgia bariatrica siamo coadiuvati da un'equipe multidisciplinare, per cui composta dallo psicologo, dal nutrizionista, l'anestesista, il cardiologo, lo pneumologo, proprio per poter affrontare a 360 gradi i problemi che affliggono il paziente obeso. Cosa deve fare il paziente obeso per affrontare e risolvere il problema dell'obesità? Il primo passo è una valutazione specialistica chirurgica che viene eseguita sia presso il nostro ospedale che presso i vari centri sparsi per l'Italia in cui l'equipe del dottor Ormi esegue le visite. Questa valutazione chirurgica permetterà di avere un inquadramento globale del paziente, una miglior definizione del suo quadro clinico e del suo grado di obesità e permetterà di candidare il paziente all'intervento chirurgico bariatrico. Da questo ne conseguirà tutta una serie di accertamenti che permetteranno di completare l'inquadramento diagnostico e ottenere l'idoneità per l'intervento. La visita dietistica di idoneità è una visita che viene fatta all'interno di un'equipe multidisciplinare e viene richiesta dalle linee guida della SICOB, che è la Società Italiana della Chirurgia dell'Obesità. Questa visita viene effettuata per valutare quella che è la storia del peso del paziente, quindi per cercare di capire quali cause e anche come poterle trattare che hanno magari determinato l'insorgenza dell'obesità. Vengono valutati quelle che sono le abitudini alimentari del paziente per capire anche come personalizzare il più possibile la dieta nella fase successiva all'intervento e vengono misurate gli indici antropometrici, quindi per esempio l'altezza, il peso e il BMI. Il percorso che porta la persona ad intraprendere un intervento bariatrico prevede anche una visita di idoneità appunto psicologica. Questo fondamentalmente per valutare le aspettative riguardo l'intervento bariatrico, la motivazione che porta la persona a scegliere questa possibilità. Inoltre questa visita ci permette anche di capire quali sono le caratteristiche del paziente, magari che hanno interferito con i precedenti tentativi dietetici e quindi che non gli hanno permesso di raggiungere e mantenere un normo peso. È anche importante valutare la capacità della persona di aderire alle indicazioni post-operatorie, in quanto quasi tutti gli interventi bariatrici hanno una fase di ripresa post-operatoria da seguire con estrema attenzione. La figura dello psicologo serve anche per intercettare eventuali condizioni cliniche che costituiscono delle controindicazioni all'intervento di chirurgia bariatrica. La chirurgia bariatrica è un percorso che parte dalla prima valutazione, attraversa gli esami di idoneità, culmina nell'intervento ma prosegue successivamente. Per questo sono molto importanti i controlli
Il follow-up del paziente è essenziale per la buona riuscita e il successo a lungo termine dell'intervento chirurgico bariatrico. Per questo, dopo l'intervento, oltre al primo controllo per la rimozione dei punti di sutura, è molto importante che il paziente esegua tutti i controlli che vengono prescritti dal chirurgo, che in genere consistono in controlli clinici e con esami del sangue a un mese, 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi e 1 anno e successivamente con cadenza annuale. Noi raccomandiamo sempre che vengano effettuate le visite di follow-up perché è lì che effettivamente avviene proprio la parte maggiore del percorso del nostro paziente bariatrico. Durante le visite di follow-up è infatti possibile valutare in modo più personalizzato la dieta e cercare di modificare eventuali piccoli errori alimentari che si possono verificare prima che questi diventino delle abitudini alimentari errate. È possibile anche monitorare l'andamento del peso per fare in modo che comunque tutto proceda nel modo migliore. La figura dello psicologo sarà presente anche nel periodo post-operatorio, proprio per affrontare e supportare la persona nel percorso di dimagrimento, analizzando eventuali difficoltà o problematiche che si potrebbero incontrare.